Parole in Movimento, questa sera è a Cava con Cambera Bagnale per parlare del suo libro dal titolo Metamorfosi, edito da Zora Edizioni. Un titolo davvero bello e che dà l'idea di tante cose, ma noi vogliamo che tu ci spieghi nello specifico quello che questo libro racconta, rappresenta. Metamorfosi ovviamente vuol dire cambiamento, un cambiamento radicale però, una scelta voluta, a volte anche forzata, di uscire dal bozzolo in cui a volte ci rifugiamo per dispiegare le ali e volare. Il cambiamento ovviamente richiede coraggio e determinazione, non è semplice lasciare la propria zona comfort e volare in un cielo sconosciuto. Beh, questo richiede coraggio, come dicevamo, e per uscirne però allo scoperto è importante non perdere per strada i pezzi di noi stessa. A volte, chiusi nel bozzolo, ci dimentichiamo chi siamo perché siamo al buio. Ecco, metamorfosi vuol dire cambiamento, sì, ma cercare anche noi stesse per capire chi siamo realmente, al di là di quello che vogliono gli altri da noi. Nella consapevolezza che dentro di noi c'è qualcosa di molto importante che spinge per venire allo scoperto. Quindi, dico sempre, nella vita nulla, nulla è certo. L'unica cosa davvero sicura è il cambiamento, del quale però non bisogna avere paura. In questo libro, lo dicevamo precedentemente, parlavamo tra di noi, ci sono tanti stili, ci sei tu, c'è una declinazione poetica, c'è un racconto o diversi racconti, per dire cosa, per rappresentare cosa nello specifico? Allora, io non ho voluto rappresentare nulla, forse ho voluto mettere in scena me stessa. Me stessa e il mio spaccato di vita, non con una sorta di vittimismo. Infatti io tratto di comunque delle situazioni importanti e anche delicate con la delicatezza di chi solo un poeta è capace. Io ho messo la mia vita in versi e in narrativa per dare però dei messaggi positivi, nella certezza che nella vita con coraggio si può andare avanti con determinazione, affermando se stesse, senza dimenticarsi mai però della gentilezza. Ciò non vuol dire non combattere per i propri ideali, vuol dire farlo con una sorta di determinazione pulita, non dimenticando mai il rispetto che abbiamo per noi stessi, perché quello è fondamentale per noi donne. Quindi attraverso la poesia e la narrativa ho voluto raccontare la mia vita, i pezzi della mia anima, i pezzi del mio cuore sono in metamorfosi e sono pezzi importanti perché quando un poeta, uno scrittore sceglie di metterli su carta e quindi di rendere anche pubblico ciò che ha dentro, è veramente un atto di coraggio importantissimo, ma lo si fa per arrivare al cuore degli altri, perché si è convinti che ciò che diciamo non è una nostra unica realtà, ma ciò che diciamo può essere anche di aiuto a chi legge. Ecco, io dico che il poeta, lo scrittore, ha una sorta di missione, deve avere il coraggio di pubblicare ciò che ha provato, ciò che ha vissuto per aiutare gli altri. È per quello che c'è la scelta poi di mettere in scena se stessi, di rendere pubblici ciò che siamo, nella speranza che chi legge può trovare sostegno e conforto nelle nostre parole. Sei stata molto coraggiosa perché quando ho letto il tuo libro ho avuto sì la percezione, anche perché tu lo dici apertamente, parlo di me, della mia metamorfosi, ma ben presto ho compreso che questo raccontarsi poi acquisiva un respiro collettivo. E ti chiedo quindi a questo proposito, le donne, oggi si parla sempre più spesso di violenza in famiglia, non solo, fuori, dappertutto. Cosa diresti a una giovane donna, ma anche a una donna più in là con gli anni, che si è trovata intrappolata in una situazione diciamo sì, di chiusura, usiamo questo termine, per tanto tempo e non sa uscirne? Noi prima dicevamo un po' queste storie, quando le si ascoltano sono un po' tutte uguali, ma al contempo qual è l'elemento che le può differenziare? È la donna stessa, la protagonista in negativo di questa situazione che fa la differenza? Allora, è difficile dirlo se sia la donna a fare la differenza, perché
perché io mi ritengo sì fortunata, ho combattuto, è vero, per arrivare dove sono, però so che ci sono tante donne come me che hanno combattuto, che purtroppo non sono qui a poterlo raccontare. Quindi non voglio responsabilizzare la donna per alcune situazioni, ritenendomi sicuramente fortunata, ma forse perché è così che doveva andare, era il mio destino. Io sono stata molto coraggiosa, sicuramente sprezzante a volte della paura, ho portato avanti la mia battaglia volendo vincere, quindi con quella determinazione di chi vuole farcela a tutti i costi. Però porto avanti anche questo mio progetto contro la violenza di genere, la violenza in genere, perché nel tempo ho avuto purtroppo anche dei dispiaceri. Ho perso delle amiche, una delle quali che ricordo, Nunzia Maiorano, che è stata uccisa dal marito, e da lì mi si è aperta una sorta di vaso di Pandora, si è aperta questa enorme ferita e ho sentito la responsabilità di parlare di lei, non citandola nel libro, ma parlare di lei a tutti gli incontri per farla ricordare, perché magari io ci sono adesso, ho i miei figli e posso portare avanti, ecco, anche questo progetto, ma tante donne non hanno avuto la mia stessa fortuna, hanno avuto situazioni ben più difficili e oggi non sono qui con noi. Questo non vuol dire che però loro non hanno combattuto, hanno avuto solamente meno fortuna o hanno trovato davanti delle persone che non si sono fermate dinanzi al nulla. La prima cosa fondamentale che io dico è di riconoscere all'inizio quelli che sono i comportamenti tossici e soprattutto capire che prima dello schiaffo esiste una violenza ben più subdola che quella emotiva, quella psicologica. Quindi alle donne dico, la prima cosa è l'indipendenza. L'indipendenza economica ci rende già padroni di noi stesse, quindi non dipendere da nessuno. E prima alle ragazze soprattutto dico, prima di cercare un marito, prima di cercare un compagno, cercate prima voi stesse, cercate la vostra autorealizzazione e soprattutto studiate. La cultura è fondamentale per uscire da tutte le situazioni difficili. Se, lo stesso ecco, è successo a me. Io ho avuto come dire, dalla mia parte la scrittura, la capacità di poter mettere su carta i miei pensieri, i miei sentimenti, sono stati una sorta di terapia che mi hanno aiutato ad uscire da situazioni veramente difficili e complicate. Ecco perché vi dico, riappropriatevi dei vostri valori, riappropriatevi dei vostri doni e qualsiasi dono avete, mettetelo in pratica, perché è solo amando prima voi stesse che possiamo amare qualcun altro. E quando ci amiamo davvero tanto, sappiamo riconoscere chi non lo fa. Quando ci rispettiamo davvero tanto, sappiamo riconoscere chi non ci rispetta. E chi non ci rispetta non può stare nella nostra vita. Perché l'amore non è tossicità, l'amore è libertà. Hai usato la parola amore e come ti ho detto anche prima, spessissimo in questo libro c'è il riferimento all'amore, lo citi, amore, cuore, anche un atto coraggioso, perché sono delle parole che oggi quando si usano si viene un po' ridicolizzati. Invece anche affrontando una tematica, raccontando la tua storia molto forte, molto difficile, c'è una leggerezza in questo libro, c'è il credere, lo dicevamo prima, che questa situazione poteva cambiare, doveva assolutamente cambiare. Utilizzi anche, diciamo, delle poesie e scegli per alcune di usare il napoletano. Hai chiesto anche a un esperto perché tradurre, o meglio, scrivere in napoletano non è una cosa assolutamente facile. Perché questa scelta? E approfondiamo un po' questo aspetto. Io parlo dell'amore perché credo che l'amore sia l'unica energia al mondo rinnovabile e quindi non ne abbiamo, mai andiamo in carenza. E sono anche certa che se siamo il mondo è per solamente unicamente per amore. E dico anche un'altra cosa importante, al di là di ogni religione, so che sicuramente c'è un Dio che quando ci ha creato era innamorato. In virtù di questo grande amore, io non ho mai smesso di credere, nonostante le brutte esperienze, che questo amore esista davvero. Un amore pulito, un amore libero, un amore leggero, che comunque nel tempo, nel mio cuore, mi ha dato anche la forza, ecco, di andare avanti e di essere anche una messaggera positiva. Non ho mai riportato con tristezza a ciò che mi è successo, perché io non ho mai smesso di credere. Infatti dico sempre, la speranza è dubbio, credere è certezza. Allora io ho sempre detto, credo fortemente che l'amore vero esiste. E io non smetterò mai di aspettarlo, però con una sorta di attesa non vana, io mi sono impegnata nel tempo in cui questo amore non c'era, sapendo che se avessi lavorato su me stessa avrei comunque attratto la persona più vicino a me.
Per quello il lavoro su noi stessi e il cambiamento, la metamorfosi è fondamentale, perché quando noi operiamo questo cambiamento su noi stesse, tirando fuori la versione migliore di noi, riusciamo sicuramente ad attrarre le persone con la nostra stessa carica energetica, e questa per una sorta di legge di attrazione, che è una legge universale, che è veramente, come dire, molto importante. Quindi per quello dico, concentriamoci su noi stessi, che non è egoismo, anzi è sano amor proprio. Amandoci, capendo chi siamo e soprattutto quello che vogliamo, riusciamo ad avere poi relazioni sane. E questo è fondamentale, perché alla base di tutto, poi quello che vi dicevo della violenza, c'è anche una sorta di rapporti tossici. C'è sì il patriarcato, ma c'è anche una sorta poi di non riconoscere qual è la persona più adatta a noi. E questo lo facciamo perché a volte non sappiamo chi siamo noi. È fondamentale quindi sapere chi siamo, sapere dove andiamo e sapere che ci meritiamo un amore alla nostra altezza, che ci lasci liberi di volare. Perché, ecco, non è un'utopia la mia, io non sono un utopista, io sono molto realista e so anche che però dentro di noi, se abbiamo un cuore che batte, se abbiamo un'anima, è solo perché siamo capaci di amare. E per questo amore io non ho mai smesso di combattere e oggi fortunatamente posso dire che esiste e il messaggio mio è positivo. Ecco perché bisogna, quando non si è felici, bisogna cambiare, perché ci meritiamo tutti un posto felice, ci meritiamo tutti di svegliarsi con la persona che amiamo al nostro fianco, soprattutto che amiamo e che ci ama allo stesso modo, parlando quindi di non di parità, ma di reciprocità, perché tutto è bello quando è reciproco. E il napoletano, la scelta del napoletano? Il napoletano è la lingua del cuore. È la lingua dell'amore. Vedi, il napoletano, io ringrazio il professor Massimiliano Verde, che è stato lui il mio insegnante di napoletano, il professore di napoletano, che ha editato poi le mie poesie. E una parlo proprio del cuore, o cor, perché il cuore io lo vedo come un cavallo che scalpita. Il napoletano è questo. Il napoletano non può essere tradotto. Se ci fai caso, il napoletano ti amo non esiste. E se ti voglio bene. Ti voglio bene, cioè Voglio bene assai. si riempie proprio, vedi, l'intera bocca con ti voglio bene. Questo perché? Perché tante parole, se ci facciamo caso, non possono essere tradotte perché hanno un'altra enfasi in napoletano. La mia scelta è di far conoscere il napoletano e di riportarlo nel mio libro, perché io ho delle radici molto radicate, meridionalista, e sono molto legata alla città di Napoli perché ho studiato lì e soprattutto perché so che Napoli è poesia. Quindi abbiamo un legame indissolubile che ho voluto che comunque diventasse ancora più importante proprio grazie a Metamorfosi. Vorrei chiederti, la bellezza per una donna cos'è? In base alla tua esperienza e anche a quella di tante donne che hai conosciuto e che hanno vissuto un'esperienza simile alla tua, la bellezza che elemento è stato ed è ancora? Allora, io guarda, non mi sono mai vista bella, forse, non lo so se è così, è la realtà. Anche perché nel tempo ho cercato a volte di coprire quella che ero, per paura di essere troppo. A volte, ecco, senti di essere, come dire, osservata e questa cosa ti lascia addosso una sensazione spiacevole. E nel tempo ho cercato di non essere troppo visibile. Poi mi sono resa conto che era l'atteggiamento sbagliato, perché la bellezza può essere un'arma a doppio taglio. Qualcuno, pensando al lato estetico, può sminuire quello che c'è dentro. Io ho sempre detto, non soffermiamoci all'apparenza, che io non voglio essere ricordata per quel particolare estetico, voglio essere ricordata per quello che ho da dire e ho da dare, un contenuto, un cervello che lo utilizzo, uso un essere pensante. Tante volte però si incontrano persone, soprattutto uomini, ma anche donne, perché poi le discriminazioni reali non le fanno solo gli uomini, le fanno soprattutto le donne, dopo vedendo una donna avvenente pensano che non abbia cervello. Ecco, questa è una grande discriminazione. Quindi da lì parte a volte anche una mia sfida nel dire, mettiamoci alla prova, è in discussione sempre. E quando una donna si pone in un certo modo, cerchiamo
cerchiamo di andare oltre alle apparenze, perché io sono libera poi di vestirmi come mi pare, sono libera di pormi come mi pare, ma questo non vuol dire che io sia stupida o che debba essere giudicata per il mio modo di vestire. Ecco, la sorta di discriminazione sessuale che cerco di sradicare anche con Metamorfosi. Infatti nel videoclip, nella pagina in retro del libro, io ho un abito rosso, rosso fuoco, rosso come le emozioni, rosso come le passioni, un rosso che è vistoso. Qualcuno a volte mi ha detto: hai registrato il videoclip Metamorfosi per una sorta di esibizionismo. Io l'ho registrato invece con quel vestito rosso e soprattutto ci ho messo la faccia per essere credibile, perché se non l'avessi fatto non avrei aiutato tutte le donne che ho aiutato, perché nel momento in cui ho messo la faccia, mi sono messa io in moto, facendomi vedere per quella che sono realmente una di loro, ho avuto la possibilità di toccare con mano delle situazioni e di poter essere anche di aiuto agli altri. Oggi me ne strafrego di quello che pensano le persone, del giudizio che possono dare di me. Prima di tutto perché sono abbastanza forte, anzi molto forte, nel poter dire: pensa ciò che vuoi, io sono sicura di me stessa. Ecco, questo è l'atteggiamento giusto che dovrebbero avere anche le ragazze un po' più giovani. Io ho un'età avanzata in cui ho lavorato su me stessa e non mi preoccupo più del giudizio degli altri. So che però per le giovani donne non è così. Troppe volte ci sentiamo messe in discussione per un chilo in più, un chilo in meno. Questa cosa, secondo me, ormai è obsoleto come concetto. Noi dobbiamo portare avanti ciò che abbiamo dentro, senza pensare a ciò che pensano gli altri. La libertà è fondamentale, ma per avere questa libertà, prima di tutto noi donne dobbiamo sentirci libere di essere noi stesse. Le prime a non dover fare la guerra a noi stesse dobbiamo essere noi. Quindi consapevolezza, determinazione, amore per se stesse. Queste secondo me sono le armi vincenti per far uscire fuori, come dicevo, la versione migliore di noi stesse. La penultima domanda vorrei farti, ed è un po' la relazione che tu hai avuto con tuo padre, perché in questo libro è presente, perché credo che il rapporto che ogni donna, ogni giovane vive con il proprio padre abbia un peso, abbia delle ripercussioni, anche quando non si vivono fortunatamente situazioni di prevaricazione come quella che hai vissuto tu e come quella che vivono tante donne. E quindi ti dicevo, in questo libro spesso tu fai riferimento a tuo padre. Sì, papà lo nomino spesso, anche perché purtroppo io e lui abbiamo percorso insieme pochi anni. Mio padre è morto quando io avevo 22 anni. Morto anche in un modo repentino, quindi non abbiamo avuto la possibilità di dirci delle cose, c'erano delle incognite, degli interrogativi che non ho mai trovato risposta. Dopo la morte di mio padre, sopraggiunta nel 99, io ho avuto con lui un rapporto che sicuramente è più spirituale. È stata anche una fortuna, molti a volte stentano a credere a ciò che dico, ma è la realtà. Io e mio padre siamo ancora in collegamento tutt'oggi. Ciò che non siamo riusciti a dirci durante la sua esistenza, lui riesce ad essere presente e ce lo diciamo costantemente. Io con mio padre addirittura ho un rapporto onirico, quindi lo vedo nei sogni, ho un dialogo continuo, emotivo, anche in questo momento io so che lui è al mio fianco, però so anche che tante delle situazioni che si sono venute a creare nella mia vita sono state dovute anche al rapporto con mio padre. Mio padre è una persona molto presente nella mia vita, molto affettuosa, per me è stato il mio eroe, il mio idolo. Purtroppo c'erano delle cose che lui ha omesso di dirmi e questo ha un po' inclinato il nostro rapporto. Poi io mi sono sposata troppo presto con una persona che forse lui non approvava al 100% e ha avuto anche le sue ragioni, ma mi ha lasciato libera di fare i miei errori. Quando volevo rimediare, quando ho capito anche il pensiero di mio padre, diventando anch'io genitore, è stato quel momento in cui mio padre mi è stato tolto. Da lì c'è stato da fare un gran lavoro, perché nel tempo non sapevo come interagire con lui. Avevo tutto questo materiale emotivo enorme che comunque era una sorta di macigno sul mio cuore, che mi ha reso anche instabile, e ho cercato di, come dire, maturare, ho cercato, ecco, mettendo anche nero su bianco queste emozioni, di tirarle fuori, di metabolizzarle e di renderle qualcosa di non sofferente. Quindi dal dolore per la morte di mio padre, questo evento traumatico, sono riuscita a tirare fuori la parte migliore di me stessa.
stessa. Oggi affronto con in modalità diversa anche la morte. So che comunque fa parte della vita, so che veniamo in questo mondo con un biglietto di andata e di ritorno già scritto e che nel mentre siamo responsabili però del viaggio che compiamo. E come si fa ad essere responsabili? Beh, la vita è un dono e anche Metamorfosi lo è, ognuno di noi è un dono, anche questa intervista di oggi lo è, vivere ogni giorno appieno. Ecco perché ringrazio anche la mia collega Claudia Squitieri per questa bellissima intervista, introspettiva soprattutto, perché è riuscita a captare veramente quali sono i segnali che mi hanno portato poi a diventare quella che sono, a letto dentro di me, a letto tra le righe di Metamorfosi, riuscendo a cogliere perfettamente il senso di questo mio libro, di questa sinopsi poetica narrativa. Ti ringrazio, ma è tutto merito tuo perché, come ascolteranno le persone che seguiranno questo video, tutto nasce da quello che c'è in questo libricino, chiamiamolo libricino, ricco di tante cose. Tu prima hai fatto riferimento anche all'aspetto onirico, ci sono dei racconti che, nei quali c'è proprio questo, però non sveliamo troppo. Ripeto, c'è tantissimo. Ti faccio l'ultima domanda. Che non è una domanda particolarmente nuova, ma che mi piace sempre fare. Perché dovremmo leggere il tuo libro? Ma semplicemente perché prima di tutto si legge tutto di un fiato. Io dico quasi anche a piccoli sorsi lo puoi lasciare e riprendere perché è una sinopsi poetica narrativa. Quindi ci sono varie poesie e vari racconti, ma soprattutto perché è un inno alla vita. Io porto un messaggio positivo che nonostante le delusioni, nonostante la sofferenza, la vita vale sempre la pena di essere vissuta e va vissuta però con amore, con passione e con energia, non dimenticandoci mai che se siamo qui al mondo è perché abbiamo qualcosa da fare, abbiamo una missione e non possiamo esimerci dal farla. Grazie alla giornalista, autrice di Metamorfosi, edita da Zora, e alla prossima. Grazie a te.